Cresce il numero dei giovani che si chiudono nelle loro stanze e annullano ogni contatto con il mondo. Un disagio definito in Giappone Hikikomori, in Italia ritiro sociale acuto. Una condizione, è stato evidenziato in un incontro tenutosi a Salerno, che sta diventando un problema sempre più diffuso in Europa, non è immune nemmeno la Campania. I numeri sono impressionanti, per esempio gli ultimi rilevamenti ci dicono che dopo il Covid almeno un 50% dei ragazzi soffre di ansia e depressione. Il fenomeno del ritiro sociale acuto è poi un fenomeno particolarmente complesso sul piano clinico e psicosociale, quindi ragazzi Hikikomori può essere un ragazzo con depressione, con disturbo ossessivo, può nascondere un disturbo psicotico. Tutto un discorso andrebbe fatto sulla fragilità educativa, sulla fragilità dei nostri contesti, perché quando eravamo bambini noi reggevamo il confronto e reggevamo un 4, adesso un 4 sembra insopportabile e quindi questi ragazzi si chiudono e si ritirano non volendo affrontare il confronto. Spiegate anche le ragioni di tutto questo. È successo che le reti educative sono molto fragili, il mondo adulto ha completamente abdicato al proprio ruolo, i disturbi psichiatrici si stanno anticipando, si stanno precocizzando, quindi un disturbo che esordiva a 17 anni esordisce a 14 anni, a 13 anni, i genitori non ce la fanno, la scuola non ce la fa, i servizi si stanno attrezzando con grandi difficoltà. E poi ci sono le sirene che ci circondano, l'alcol, i mass media fatti in un certo modo. Quindi arrivano messaggi sempre più violenti e veloci e di questi ci nutriamo e non di altri. In particolare i ragazzi vivono di questo. Quindi tutto questo contesto culturale è il minestrone da cui viene fuori tutto questo.